insomma, uno mi è pronto questo omelette, dai, da quando sono diventato francese faccio solo la colazione inglese, mangio omelette, mangio prosciutto francese, salame di succhivo, però non dici niente perché fa male allo stomaco. E beh, pronta tu? Sì, ecco qua. È una nuova invenzione, l'ho chiamata comune unico. Com'è comune unico? Sì, perché volevo festeggiare questa cosa, che finalmente siamo un comune unico. Ma non è vero che siamo un comune unico. Carmela! Qua dentro si mangia solo roba panzese, ho detto un massimo di salami di formaggi di succhino. Cioè, perché piange? Perché allora era tutto un sogno il mio. Ma perché non mi dite che sei andata a votare al referendum? Ma sì, non sono andata a votare. Ma perché hai votato? Mamma mia, forse non lo so. Ma parliamo dopo, eh. Yeah. Sono un rappresentante del coniglio di fossa. Ah, beh. Che tale? Vai. Buongiorno. Oh. Sto facendo un po' di caffè. Guarda un po', siamo capitati direttamente in una cucina. La tostatura si fa direttamente sul Monte Epomeo, zona serrata. Mi raccomando, no fontana, perché i fontanini si... Oh. Io sono qua apposta per dire questa cosa qui. Vorrei chiarire che il coniglio di fossa non è né di Serrara, né di Ischia, né di Forio, né di Casamicciolo, né di Barano, né di chissà ancora quale comune nascerà da qui a 20 anni, perché ne faranno sempre più frazioni. Così, tra lo milanese, così l'italiano meglio lo capite. Vabbè, il tostapane, avete capito? Il tostapane, fetta di pan carretto stato imburrato con un po' di prosciutto cotto, una fettina di formaggio richiusa, rimessa in questo affare elettrico caldo che viene messo all'interno di un altro apparecchio, si usa il timer allo scoccare del ping, saltella questo toast che è appunto due fette di pan carretto con altre cose dentro e poi vedete. Dimmi la vita. Ci sono quattro attori che al suono del kazoo si alzeranno e creeranno delle storielle. Al suono del kazoo si riabbasseranno. Ci sarà un altro suono del kazoo che arriva ad alzare altri attori che verranno a creare altre scene e poi queste scene si intrecceranno l'una alle altre e poi queste scene si scorporeranno e spero che lo vedete, lo capite meglio di come me lo spiego. Vogliamo dare un limite? Un limite... Una parola oppure? Un limite, facciamo cominciare sempre con una lettera. Vabbè, da una lettera. B oppure chi offre di più? Z. 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 No, Z non. G di gatto. N. La lettera N di Napoli. R. Vabbè, la lettera N. La lettera N. Iniziamo sempre con la lettera N. Quindi. 3, 2, 1, via. Raudate! Amarro! Ragazzi, allora. Ci vediamo direttamente al bar? Sì. Rincoglionito! Hai acceso il motore? Ricordo quell'estate, sì. Fu davvero la più bella della mia vita. Non si direbbe da come la racconto, ma ve lo assicuro. Un'emozione dietro l'altra. Rapidamente! Allora, ci vediamo al bar? Bar? Ma certo, la solita birra? La birra? Rose. Rapidamente, ti ho detto. Rapidamente. Su. Di più. Di meno. E ricordati che devi morire. A Roma è una città bellissima, allora adesso vi canto una canzone su Roma. Quelle per il mio matrimonio. Rose. Roma, mamma, mamma. Rosa.
rose rosa e gialle. Radio! Dove? Radio in testa! Ragazzi, Radio! Non